Bentornati a Saiké in Puglia. Oggi ci troviamo a Castellana Grotte, al Circolo Pivot, nella mostra Corredi e ricami di un tempo, anzi più ricami e corredi di un tempo, insieme a Daniela Poncini, un'insegnante e guida, è giusto? Sì, io sono un'insegnante in pensione e questa mostra è nata dalla volontà di rendere il ricamo al pubblico, di considerarla un'arte non scomparsa e di ritirare fuori dai cassetti delle nonne, delle famiglie, quei corredi, quegli oggetti così preziosi che adesso non si vogliono toccare per non dover poi lavare, stirare o comunque per non rovinare queste opere. E col però problematica di dimenticarceli questi corredi. Allora l'idea è stata raccolta, anzi è venuta proprio al presidente del Circolo Ricreativo Pivot, che in occasione della pubblicazione di questa guida al ricamo, nata per ricordare mia suocera e quegli imparaticci che lei aveva fatto da ragazzina quando le famiglie mandavano le proprie bimbe ad imparare quell'arte, non tanto per professarla come mestiere dopo, quanto per essere utile a tutta la famiglia e a ricamare quei corredi che si iniziava nel tempo a preparare finché poi la giovane donna diventava una sposa, lei e le sue sorelle. Questa è la storia della mamma di mio marito, di Castellana Grotte, che poi nel tempo si è trasferita fuori paese col marito, che però aveva queste radici profonde con la sua terra e quindi ogni anno portava i figli a Castellana per 3 mesi, le famose vacanze, cosa che abbiamo ripetuto noi anche con i nostri figli, per cui siamo veramente molto legati a questo territorio. E questo libro è stato presentato a giugno, aveva proprio l'intento di dire avviciniamoci a questo ricamo e trasmettiamo queste sensazioni ai giovani. Ha accolto l'iniziativa il presidente del Pivot e ci ha accolto in questo sontuoso palazzo che non potrebbe essere meglio per una mostra di questo genere. E quindi abbiamo raccolto quelli che erano i corredi delle nostre famiglie e li abbiamo esposti. Con estrema soddisfazione, quello che più piace è sentire come chi ci viene a visitare si rende conto che nel cassetto ha anche lui queste cose riposte della mamma, della nonna e viene la volontà di rinfrescarle e di riportarle fuori. L'intento è quello di dimostrare, di far capire anche a chi in questa generazione non avrebbe certamente il tempo di ricamare tutte queste ore o di lavare e stirare questi capi, ma quella di considerare il ricamo un'arte. E come si va a vedere una bella mostra di pittura, noi pensiamo ci può nascere l'abitudine a vedere una mostra di ricamo. Per cui, soprattutto accogliendo queste parole dei nostri visitatori in queste 2 settimane di mostra, ci piace pensare che è una cosa che nel paese di Castellana, viste l'enorme quantità di cose possedute dalle famiglie, possa ripetersi un'esperienza del genere, magari in un'altra soluzione, magari in un'altra realtà, ma che possa diventare un momento di ritrovamento di tradizione e di cultura importante. Magari tante famiglie, anche voi stessi, avete dei capolavori che non sapete di averli, è vero Daniela? Certamente, certamente. Il discorso è proprio quello, vedendoli, ritornando alla memoria, le persone si rendono conto di possedere questi capi, 1 o 2 per famiglia, chi ne ha un cassetto pieno. E la riscoperta, che comunque è una riscoperta che si avvicina, perché quest'anno ad esempio andavano molto di moda le camicette ricamate, su abbiamo una mostra di un matinée che dimostra come l'arte di una volta adesso ritrova il piacere, anche magari così più gaudioso, di portare questi ricami. Qui c'è un letto preziosissimo, c'è quella che si chiamava una volta la piega, perché è così preziosa, questo è un pizzo antico al filè di un'enorme importanza, non se ne trovano molti come questo, ed ha la caratteristica di essere proprio piega e copricuscino, perché veniva riposto la mattina sul letto e la sera veniva raccolto
con attenzione per non stropicciarlo, perché tutto il giorno il letto doveva essere fresco e rinnovato e non si potevano vedere le lenzuola dove si era dormito. Di conseguenza gli antichi avevano un particolare riguardo per quello che era il ricamo, sapevano quanto tempo ci voleva e quindi hanno creato nella biancheria da letto questa possibilità di avere una piega per il giorno e un lenzuolo per la notte. Daniela, ma si usa ancora adesso questa piega? Oggi sicuramente no, perché questo non è un lenzuolo vero, è una parte di lenzuolo, quello che si ripone sopra, quindi non è il lenzuolo intero. Oggi nei corredi non si fa più questo, sarebbe un doppio lavoro lavare il lenzuolo e poi anche la piega, e di conseguenza questo non si fa più. Una volta invece si teneva questo proprio per bellezza soltanto. E quindi è una parte di lenzuolo, quel risvolto che viene sul copriletto. Ma c'è un copriletto al filè che è meraviglioso come questo, ed anche la tenda dietro, che è sicuramente più moderna, perché questa è stata realizzata solo 50 anni fa, questo ha ben più di un secolo, e che comunque avvicina di più i piaceri di oggi. L'idea di questa mostra è stata quella anche di rendere il ricamo estremamente attuale, ed ecco perché ci siamo inventati di applicare alle luminarie, che tanto si usano nelle nostre feste popolari, ma tanto accolgono il piacere degli stranieri, che io ho visto nel paese di Monopoli e Polignano acquistare con gran furore. Abbiamo deciso di legare un ricamo, un filè, ma anche altre soluzioni di uncinetto, di altre cose, di pizzo, alle luminarie, per far capire a tutti che si può vivere il ricamo anche in minima parte con estremo piacere al giorno d'oggi. E magari nelle soluzioni più moderne. Più moderne, sì. Più accettabili. Ma mi dispiace, come non hanno goduto allora gli antichi, facciamo così, dei ricami, visto che c'era una da giorno e uno da notte, facciamo così. Io dico che hanno goduto la bellezza e la freschezza di dormire in lenzuoli di cotone e di lino, che sono tessuti naturali sicuramente più importanti di quelli che stiamo vivendo oggi, e hanno avuto la delicatezza di godersi tutto il giorno una piega di lenzuolo ricamata come questa senza sciuparla. E quindi con meno lavaggi, perché è usata solo di giorno, non richiedeva il lavaggio settimanale, e di conseguenza di trattare il ricamo in maniera che è arrivato fino a noi, pur essendo usato in maniera così impeccabile. Daniela, che cosa sta scritto qua? Nonna Virginia, nonna, non lo so, Lucrezia. Sì, allora abbiamo voluto, esponendo, questi sono asciugamani, qui abbiamo addirittura il portacatino, quello che si usava una volta quando il bagno non era ancora in casa, per posare la brocca in basso, e il catino per mettere l'acqua e lavarsi la mattina il viso. E qui ci sono asciugamani con la frangia, tipici di questa zona. Abbiamo voluto, vicino a queste asciugamane, vicino alla camicia da notte col suo porta camicia da notte, una bustina che doveva accompagnare e nel viaggio ma anche eventualmente nel cassetto i vari capi di biancheria intima, mettere in mostra alcuni degli asciugamani che era tipico fare, quelli di lino, quelli di questo tessuto che è un tessuto pugliese, tessuto a mano ad albero bello. La freschezza del lino è risaputa, una volta ci si asciugava il viso anziché con la spugna, con il lino, e che fanno in bella mostra i vari punti, le varie attività, il pizzo ad ago, il punto pieno, l'intaglio. Abbiamo voluto con questo cartellino ricordare chi li ha fatti, e quindi ecco nonna Virginia, nonna Lucrezia, nonna Marezia, li troveremo anche su, insomma, riportano il nome e la descrizione del punto usato per ricamare questi asciugamani o gli altri capi che vedremo. Ora ci troviamo al piano di su e qua troveremo... Cosa troviamo? Beh, qui troviamo tante cose. Questa cassapanca antica, messa in questo posto proprio per accogliere questi gioielli, si tratta di due tende fatte al filè ad uncinetto e di tre lenzuoli sontuosamente ricamati. Il pizzo di Cantù, pizzo al tombolo e per queste parure di lenzuoli e federe, appunto ombra,
decisamente importanti su tessuto di lino e quindi dei gioielli. E qui ad esempio su questi tavolinetti abbiamo messo quelle che consideravano le tovagliette da tè, e questa è sfilato siciliano e punto croce, un punto che ancora adesso, anzi direi, è tornato molto di moda, e per i corredi dei bimbi, per delle piccole cose, adesso ci sono tante persone che si dedicano al punto croce con soddisfazione, diciamo che è una delle cose più attuali. Abbiamo di là altre tovaglie, sempre nella stessa maniera, e qui abbiamo un'altra piega di lenzuolo sontuosa, perché ricamata tutta punto ombra, punto pieno, bellissima, e un matiné con pizzo valenciennes, che è un vero gioiello, potrebbe essere indossato anche oggi. Due coperte, questo sempre è il tessuto tipico pugliese fatto sui telai, e ricamato ad intaglio, e quello è un bellissimo copriletto con dei bughetti che richiamano il bianco del lenzuolo, e quindi anche quello un oggetto incantevole. Allora, in questa sala meravigliosa di questo palazzo Picella che ci ha ospitato, dobbiamo sempre ricordare che Federico Simone è il presidente del PIVO e ci ha accolto in questa maniera. Certo, ringraziamo sempre. In questa maniera. E certo, per le tovaglie dei corredi delle nostre nonne non potevamo trovare migliore collocazione. Qui abbiamo un altro tesoro incredibile, perché questo pizzo ad ago su questo tovagliato insieme a tutti gli altri punti è veramente una cosa incantevole. È una tavola sontuosa, quelle che si potevano presentare a Natale, a Pasqua o forse in occasioni ancora migliori. Questa è una tavolata lunghissima, e quindi questa tovaglia con questo bordo a appunto in taglio ricorda il verde delle foglie dell'uva, e quindi abbiamo pensato che non c'era miglior momento per questo. Ha un tocco di modernità questa tavola antica, perché queste che dovevano essere dei cestini del pane, proprio per idea di Federico, che è una persona molto eclettica per quanto riguarda le ceramiche, un esperto, ha pensato di farli diventare dei sottopiatti, sia questo che l'altro con il chiacchierino, che sono una forma moderna di rendere e di mettere fuori le cose antiche. E poi sul pianoforte abbiamo queste bellissime tovaglie appunto ombra di bisso di lino. Abbiamo il discorso del filet, è un pizzo antichissimo, ci ha raccontato la signora che lo conserva e che lo ha ricamato, lo ha posato su quella tovaglia, non sa bene nemmeno quanto tempo abbia, perché se l'è ritrovato dalla sua nonna e ha pensato di collocarlo sul verde per farlo risaltare, un vero gioiello. Abbiamo dato importanza anche a quei centri che si mettevano sul comò, a quei copritavola d'intaglio, tutte quelle cose che anche nelle famiglie più semplici adornavano un angolino di casa. Ad esempio in Puglia, e si era sicuramente ogni casa, possedeva la tovaglietta per l'altarino, e abbiamo voluto mettere la tovaglietta di nonna Lucia qua proprio a ricordo. Naturalmente nelle famiglie si metteva anche i fiori, si mettevano le immagini, e la busta per andare in ospedale o per raccogliere la camicia da notte o per portarla in ospedale con le posate, con le cose, si pensava tutto prima. Quelle che era una questione di praticità per loro, per noi adesso diventa qualcosa di più, in più, a cui non si bada. Questa tovaglia ha uno spirito moderno, è stata ricamata a punto croce, ma sul tessuto di lino, con due fili solo di filo, e dà la particolarità di avere una sfumatura di colori che crea e dimostra che chi l'ha fatta è una vera artista, proprio a livello di chi pittura e dà ai suoi quadri delle sfumature. Questi fiori parlano da soli. Sui mobili abbiamo delle tovaglie che riportano dei punti antichi, anche questi, palestrina, hanno le famose svene sul lino, quindi questi fili tirati, il punto pieno, il punto pittura, quindi ognuna di queste ha una particolarità incantevole. Riusciamo ad avere anche questo centro, che è una cosa
rarissima, è fatto ad ago e non sappiamo bene come è arrivato in questa famiglia, perché lei stessa l'ha tramandato sicuramente dalle nonne, dalle bisnonne, ed è una cosa preziosissima. Non so quanto tempo ci è voluto con l'ago a tessere questo centro. Daniela, veramente non immagino una macchia di sugo su quelle preziosissime tovaglie. Forse non si usava. Guardi, sicuramente il sugo si usava il vino, ma anticamente c'erano dei sistemi, anche con la cenere o con la soda, di smacchiare, forse più efficaci degli smacchiatori del giorno d'oggi. Però io le assicuro che io uso il lino che le nonne mi hanno lasciato, e con lo smacchiatore, con l'attenzione, col lavaggio particolare, si toglie forse meglio che sui tessuti sintetici che adesso ci ritroviamo spesso ad usare. Quindi una riscoperta, anche senza ricamo, dei tessuti come la canava, con il lino, come il cotone, sarebbe assolutamente da pensare. Allora, qui siamo nel regno, proprio abbiamo voluto mettere in rilievo le cose fatte dalla nonna Lucrezia e dalle nonne della nostra famiglia. Questo è un lenzuola d'intaglio. La particolarità, al di là della pazienza di questo ricamo che ci è voluto per farlo, è quello che è un tessuto di lino olandese che era stato regalato dalla bisnonna a mia mamma. Quindi il tessuto è assolutamente antico, e poi nel tempo lei si è dedicata a questo. Ci sono altre lenzuola che magari hanno un tocco di modernità, anche se fatta all'inizio del Novecento, perché con questi colori pastello, e le famose svene, quelle che si faceva col filo tirato, a cui abbiamo dedicato il nostro libro, e quindi questi punti realizzati sui fili del tessuto sfilato, che sicuramente occupavano molto molto tempo, ma erano molto resistenti, duravano negli anni. Qui abbiamo degli asciugamani realizzati sul lino con il ricamo e il pizzo al filet, pizzo acquistato da signore pugliesi, perché il filet è molto praticato, era molto praticato, che vanno ad adornare questi asciugamani di lino nei colori più diversi. Sicuramente anticamente il bianco e il beige erano i più usati. Abbiamo voluto anche qui ricordare un attimo che basta una punta di colore, questo è il chiacchierino fatto da mia sorella, quindi comunque recentemente, con un tocco di colore si rende la cosa più moderna e si può avere una tovaglietta, anziché quelle tovaglie che abbiamo visto prima così sontuose, per la colazione, ed essere più preziosa, insomma, di un lino stampato. Poi abbiamo il baule. Questo è il baule con cui nonna Lucrezia è partita da Castellana nel 1950 per seguire il marito nei suoi viaggi, nei suoi spostamenti, e nel baule abbiamo voluto mettere quelle che sono le lenzuola da lei ricamate, i famosi imparaticci che io ho inquadrato facendo bella mostra, gli asciugamani appunto assisi, tutte quelle cose che lei aveva preparato, insomma, nel tempo, e che si è portata con sé e adesso le ha regalate a noi. Questo angolo è dedicato, con una valigia di cartone e con questo manichino, a quello che preparavano le spose per le nozze: la camicia da notte, il matinè, quello di cui parlavamo prima, che sembra proprio una camicia dei tempi moderni anche per la fattura che ha, la sottoveste che si metteva sotto il vestito sempre, e la biancheria intima che si portava una volta, che sicuramente ha delle dimensioni, delle caratteristiche diverse, ma che era ornata con il ricamo come qualsiasi altro pezzo di corredo. Camicia da notte, fazzoletti che adesso si usano di carta, invece una volta era lino, anche impreziosito dal ricamo, e le cifre, camicie con il chiacchierino. Mutandoni, questo viene dal Piemonte. Prima abbiamo fatto riferimento alle nostre due regioni di origine contadina, pugliese la nascita di mio marito, pugliese e piemontese la mia. Questi, da noi, con le camicie da notte si portavano questi mutandoni con i pizzi sangallo, e quindi questi sono della mia nonna, fatte nell'Ottocento, e sono arrivate fino a noi come testimonianza di usi diversi. Adesso potrebbero essere forse un pantalone da passeggio.
E poi abbiamo un altro coprifedere, questo, come dicevamo prima, era quello che si metteva la mattina, amore infinito, era dichiarato col ricamo, e si posava sulla federa in modo che non si vedeva quella sgualcita che stava sotto, coprifedera. Altri asciugamani con la fiandra, un'altra piega fatta appunto inglese, un vero capolavoro. Oggi, se si chiedesse a qualcuno che ancora ricama di fare questo lavoro sul cotone, sicuramente risponderebbero di no, perché il cotone non viene più considerato prezioso come una volta. Una volta si ricamava, questo ci sono voluti mesi per fare questo lavoro, si ricamava anche sul cotone, riporta le iniziali della nonna di mio marito, anche questo fatto alla fine dell'Ottocento. Abbiamo questi lenzuoli di lino antico e lo testimonia il colore. Questi è del primo Ottocento, è di una bisnonna di famiglia, e in trasparenza si vedono dei ricami incredibili. Li abbiamo ritrovati in una cassapanca come questa, ingialliti, li abbiamo lavati e ne sono venuti fuori dei capolavori veri, dove mia nuora, che non è un amante del corredo antico, dice che si dorme benissimo perché ha provato la freschezza del tessuto. Quest'angolino è dedicato particolarmente a nonna Lucrezia, perché questo è un porte-enfant preparato da lei per la nascita del primo figlio, mio marito, e poi usato per i suoi quattro figli, però ha raccolto anche i miei due figli maschi, nipote dell'altro figlio, e addirittura la nostra nipotina, quindi tre generazioni che sono state battezzate con questo porte-enfant di organza finemente ricamato. Gli antichi vedevano lontano, non sapevano se il nascituro fosse maschio o femmina, e quindi con tutti e due i colori, che così raccoglieva qualsiasi possibilità. Abbiamo una culla antica che raccoglie un lenzuolino, una federa e una copertina ricamati, sempre un piqué a copertina, sempre col celeste e rosa, un coprifasce come si usava una volta in lanetta con i bavaglioli relativi, e un'infinità di asciugamani ricamati nelle maniere, nei punti più svariati. Anche lì un porta asciugamani col catino in ceramica ancora esistente, prezioso, ce l'ha fornito il presidente, che ama particolarmente le ceramiche e le porcellane. Daniela, e nel libro di cosa trattate di particolare? Allora, siamo partiti sicuramente volendo fare una guida molto dettagliata, anche con sistemi moderni, perché è stato usato il computer per fare i disegni, eccetera. Abbiamo voluto fare una guida per chi volesse accingersi a fare queste sfilature. E poi naturalmente abbiamo unito alla guida, a questi punti, anche una prefazione, una conclusione che raccogliesse sia questo concetto, che la nostra idea è partita dalla nostra appartenenza a famiglie patriarcali, dove nonni e bisnonni vivevano insieme e si lavorava per la famiglia intera, e il discorso delle nostre radici contadine, perché sia la Puglia che il Piemonte sono due regioni italiane così ricche di cultura contadina. E poi soprattutto il discorso era quello: se il corredo di una volta raccoglieva in Puglia, ma anche in Piemonte, le famose 20 lenzuola, 12-24 asciugamani, tutto questo corredo così è, il corredo di oggi è sicuramente minimale, è sicuramente legato alle esigenze delle famiglie, ma può essere altrettanto curato, perché abbiamo comunque delle corredi bellissimi stampati su tessuti importanti, e quindi abbiamo voluto mettere in rilievo le due realtà e capire come la casa è sempre bene che sia adornata e decorosamente abbellita. Daniela, ho visto comunque che ci sono tante foto, cioè sta spiegato proprio letteralmente come si fa un ricamo, giusto? Sì, come dicevamo, c'è il discorso che è una guida, e quindi ogni passaggio per realizzare questi ricami è stato fotografato dalla stessa autrice, Olga Bruno, mia cugina,
che proprio perché è di famiglia, abbiamo avuto insieme l'idea. Lei è un professore universitario che si è dedicato come autodidatta, ma in tutta la sua vita si è perfezionata moltissimo in questo ricamo, quindi è lei l'autrice della guida del fotografare ogni passaggio del ricamo e di renderlo più fruibile possibile anche con l'aiuto del computer per realizzare questi schemi. Poi è arricchito da fotografie antiche che richiamano proprio le scuole di ricamo di Castellana, in particolare la scuola della maestra Nitti dove è andata mia suocera e alcuni dei capi che abbiamo visto prima in mostra. Essendo un libro così prezioso, dove si vende? Allora, non si vende, noi l'abbiamo diffuso nelle nostre famiglie, nei nostri conoscenti quando l'abbiamo presentato, si prende qui in mostra perché chi ci viene a visitare dà il piacere di averlo lo avrà e ci proponiamo, se avrà successo e se sarà di interesse, di riportarlo un'altra volta alla cronaca in qualche maniera, farlo ristampare e renderlo più fruibile. Chiacchierando, stiamo entrando anche in questa zona che è il terrazzo coperto dove abbiamo voluto allestire una scena di colazione, di prima colazione, come in realtà sarebbe molto piacevole fare in un palazzo come questo. Una tovaglia ricamata punto croce, diciamo attuale, perché questa è una tovaglia che sicuramente piacerebbe anche a tante persone oggi. E abbiamo messo le ceramiche di Federico sopra per dare l'idea di questa piacevole colazione e quindi direi che è un altro angolino. Abbiamo questa pila, credo che si chiamasse in Puglia, in pietra tipica, che l'arricchisce, tutti questi strumenti che ci riportano all'arte contadina di cui parlavamo prima e quindi in questo palazzo che ci ha ospitato si respira autenticamente un'aria d'altri tempi, che credo che piacerebbe a chiunque anche oggi, insomma, essere abitato ed essere così fruibile, così vicino. Daniela, questa mostra sappiamo che insomma, è aperta al pubblico fino al 16 ottobre 2022 e dura alla fine solo 2 settimane. Avete intenzione di fare un'altra mostra che anche al Piemonte o magari in qualche altra regione? Ma sì, diciamo che ci siamo entusiasmati e quindi non escludiamo affatto che si possa spostare questa stessa mostra in seguito alla presentazione del libro in altre regioni, assolutamente in Piemonte, ma anche nel Lazio dove noi viviamo. Ma quello che ci piace pensare e soprattutto raccogliendo quanto ci hanno detto i visitatori in questi giorni che si sono offerti di prestarci, di darci delle loro cose, di tirarle fuori dai cassetti, rinfrescarle, di darcele per essere messe in mostra e qui ormai avevamo già allestito, quindi non escludiamo che ci possa essere la possibilità anche a Castellana di far rivivere nel pieno paese, nel passaggio delle persone, questo con qualche altra magari idea che ci verrà, che accoglieremo, di far rivivere questa mostra in maniera diversa e per accontentare tutte quelle persone che adesso con piacere andrebbero a tirar fuori i loro capi d'autore. Daniela, che cos'altro vorresti aggiungere? Ma quello che voglio dire è che abbiamo voluto mettere in rilievo questo fatto che la nonna Lucrezia andava a scuola di ricamo, che le altre nonne hanno imparato da sole e hanno raggiunto lo stesso livelli, che io e mia cugina siamo autodidatte, lei ha raggiunto un livello di perfezione assoluta e io invece faccio cose assolutamente pratiche, ma il messaggio più grande è quello che abbiamo voluto scrivere alla nostra prefezione dicendo che un giorno, qualunque saranno le strade che vorranno intraprendere le nostre nipotine e quindi le pronipoti della bisnonna Lucrezia, sfogliando questa guida potranno meditare sulla pazienza che questa arte richiede e se proveranno ad applicarla anche minimamente scopriranno l'enorme soddisfazione che regala. Noi di Seike in Puglia ringraziamo Federico Simone, presidente del Circolo Pivot, che ha ospitato la mostra e ci ha dato la possibilità di raccontare questa bella storia. Ringraziamo anche Daniela Poncini, la nostra guida, e Seike può interessare o coinvolgere anche te.